Eccoci. Fabrizio Giardinelli, amministratore delegato di Vita Nuova, nuova sede ad Agnone. Perché questa sfida, questa scommessa? Allora, molto importante, intanto è 2 anni e passa che ormai ci sviluppiamo sull'intero territorio nazionale. Vita Nuova, Previdenza e Protezione, quindi nel nome ci sta anche il mestiere che facciamo, ci occupiamo di previdenza, di protezione delle famiglie. E oggi è importante quindi trovare all'interno di centri come Agnone, importanti, comunque ancorché piccoli ma importanti, dove ci sono delle persone come Diego che vogliono sviluppare la zona, riuscire ad arrivare e raccontare quello che facciamo, facendolo con la nostra capacità di fare consulenza in questo settore. Settore molto, molto delicato, in forte sviluppo, anche se non ancora sufficientemente. La scopertura in Italia della previdenza è enorme, ancora di più quella delle coperture assicurative in generale della famiglia. Le famiglie italiane ancora non sono così avvezze all'assicurazione. Vita Nuova esce un pochino dagli schemi della grande distribuzione delle grandi imprese assicuratrici, si presenta invece come una società di consulenza e lo sta facendo da 2 anni con ottimissimi risultati. Ormai siamo arrivati ad avere oltre 300 addetti, quindi consulenti e assicurativi, ben preparati, formati ad incontrare la clientela. Abbiamo 40 sedi in tutta Italia, quindi in tutto il territorio italiano, e chi rappresenta queste sedi sono certamente persone preparate, di comprovata esperienza e che hanno voluto accogliere questa nuova sfida così importante come quella appunto di Vita Nuova. Oltre le famiglie, la vostra offerta verso chi si propone? Allora, certamente le famiglie rimangono il nostro punto di riferimento. Là dove c'è una famiglia c'è anche una persona, quindi oggi come oggi il tessuto sociale è molto cambiato. Le famiglie, ricordiamoci bene che una volta, 40 anni fa, le famiglie erano fatte da 7-8 persone che si autosostenevano. Oggi spesso le famiglie sono monofamiliari, fatte oppure solo di 2 persone o 3 al massimo, quindi l'aspetto è molto diverso. Ci rivolgiamo pertanto alle persone, alle piccole o le grandi famiglie, là dove ci sono ancora, alle piccole imprese, perché spesso una famiglia è anche un imprenditore, quindi alle piccole imprese arriviamo anche in quel caso ad esprimere il meglio della nostra capacità. Certamente in termini previdenziali, perché ci concentriamo soprattutto sulle persone e bisogna in quel caso anche delle aziende, dei dipendenti, del trattamento di fine rapporto, tutto quello che riguarda la previdenza in generale. In particolare poi ci occupiamo anche di quelli che sono invece i rischi legati all'impresa. In definitiva, una parola anche su Diego Palomba, un giovane del posto con un'esperienza però pluridecennale in questo settore. Diego bravissimo, oggi fare impresa, lo dicevo prima nella presentazione, inaugurazione, fare impresa oggi è difficile, trovare un giovane che ha voglia di farlo a casa propria è certamente per noi più facile investire. Come impresa non lo faremo solo con Diego Palomba, certamente vogliamo sul territorio dare possibilità a parecchi altri giovani, perché no, anche di imparare il mestiere, non solo chi già fa il mestiere di avvicinarsi alla nostra azienda, ma soprattutto puntiamo ad insegnare questo importante lavoro che avrà grande sviluppo per il futuro anche a nuovi giovani laureati, che chiedo loro appunto di contattarci. In quel caso Diego Palomba è la persona giusta per formarli e per avviarli a questa importante professione. Bocca al lupo. Grazie, crepi.